Caterina Stacchiola e Margherita Stacchiola per la parte video, inviate di Giornalisti nell'Erba. Ci troviamo a Expo 2015 nell'auditorium del Padiglione Italia. L'uomo segue gli alberi e il deserto segue l'uomo, così diceva un vecchio proverbio africano. Infatti il protagonista di questo evento è proprio la desertificazione, un tema che negli ultimi anni sta diventando sempre più problematico. Ma cos'è in realtà la desertificazione? Si intende il degrado dei suoli nelle aree aride, semiaride, subumide, aride, dovuto alla perdita di fertilità del suolo causate dall'attività antropica e con interazione col clima, e quindi i cambiamenti climatici giocheranno un ruolo molto importante. Quindi non dobbiamo pensare al deserto così come li conosciamo, quella è la fase terminale, ma è un processo molto lento. Cosa si potrebbe chiedere ai governanti mondiali al COP21 di Parigi riguardo alla desertificazione? Già raggiungere la cosiddetta Land Degradation Neutrality sia un punto base da cui, sia un obiettivo fondamentale da raggiungere. E porre l'attenzione sul ciclo dell'acqua nelle zone aride, e ripristinare il ciclo idrologico è fondamentale. Se non abbiamo acqua, se le aree saranno secche, avremo sempre processi di degrado.